Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di bene, come avrete visto, oggi parleremo appunto dei Matte Metal di Huda Beauty, questi ombretti duo che si presentano in questo packaging stupendo in 5 colorazioni. Io ho preso tutte e 5 le colorazioni perché avevo grandi aspettative da questo prodotto, perché la Huda Beauty personalmente non mi aveva mai deluso. Questi ombretti in pratica sono multifunzionali: da un lato presentano appunto la colorazione matte e dall'altra la colorazione metallica. Possono essere utilizzati come liner, come base. Il colore metallico può essere utilizzato anche su un prodotto in polvere e in sostanza non dovrebbero fare grinze e dovrebbero avere una durata di 12 ore. Io ho provato 2 colorazioni sugli occhi e in pratica ho provato queste 2 colorazioni, una colorazione più scura e una colorazione più chiara. Hanno comunque entrambi dato la stessa reazione, non c'è stata tantissima differenza. E niente, ovviamente per sapere di più continuate a vedere il video. Bene, possiamo iniziare subito. Ovviamente non andremo a fare nessun tipo di trucco particolare, ma mi limiterò a provare il prodotto. Quindi adesso vado ad applicare Silk Bomber, il colore metallico, nella piega dell'occhio e poi andrò a sfumarlo con un pennello un po' più compatto. Vado ad applicarlo in piccole dosi perché, essendo un ombretto in crema, può creare problemi nella sfumatura, quindi procederemo per gradazioni. Devo dire che così si sfuma abbastanza facilmente e per adesso non vedo macchie. Ne aggiungo un altro po'. Beh, per adesso si è sfumato abbastanza facilmente, a parte qui che è rimasto qualche spazietto vuoto, quindi andiamo a metterne ancora un po', giusto qui, e magari tamponiamo invece di sfumare proprio completamente. Diciamo che fino adesso non ha dato problemi, si sfuma abbastanza facilmente, però dovete essere veloci perché si secca subito, quindi vabbè, come tutti i prodotti in crema del resto, quindi bisogna sfumarlo velocemente per far sì che non restino macchie. Adesso dovrei andare ad applicare il colore metallico, però potete decidere voi di applicarlo su tutta la base della stessa colorazione o da solo. In questo caso io voglio andare ad applicare anche sulla palpebra mobile lo stesso colore prima di procedere con il colore metallico. Quindi ne metto un po' anche qui e sempre con lo stesso pennello vado a sfumare. Quello che si deve dire, questo colore è veramente stupendo. Bene, adesso procedo quindi con la parte metallica che si chiama Bubble Gum. Dal lato del colore matte l'applicatore appunto è piatto, mentre dalla parte metallica l'applicatore è proprio un pennellino. Procedo con un pennello a punta piatta.
Beh, anche il colore metallico si applica facilmente, ovviamente bisogna sempre essere veloci. Adesso vado a prendere un altro po' di Silk Bomber, il colore appunto matte, e vado ad applicarlo nell'angolo esterno dell'occhio. Con lo stesso pennello vado a sfumare. Allora, devo darvi una brutta notizia. Come potete vedere, sfumandolo si sono creati degli spazi vuoti. E non è molto bella questa cosa, assolutamente. L'occhio noi lo apriamo e lo chiudiamo tante volte, quindi se poi si va a creare questa situazione è davvero orrenda. Quindi vado a riprendere un altro po', lo rimetto con la speranza che magari questa volta tenga. Bene, adesso lascio perdere, non vado ad insistere ancora e vediamo come procede la situazione. Nel frattempo vado ad applicare Silk Bomber anche nella rima inferiore esterna, sempre a piccole dosi. E adesso invece applico Bubble Gum. Metto un po' di bubble gum anche nell'angolo interno dell'occhio. E a questo punto avremmo finito. Quindi nel frattempo che aspettiamo un po' la situazione, vediamo come si evolve, andrei ad applicare un'altra colorazione sull'altro occhio. Vado ad applicare questo duo più chiaro. Il colore matte è Private Jet, mentre il colore metallico è Shimmering Sunset. Facciamo la stessa cosa e vado a sfumare. Ne riprendo ancora un po' perché dà sempre lo stesso problema proprio nella piega. A questo punto, visto che di là abbiamo provato mettendo la base dello stesso colore, qui invece vado ad applicare il colore metallico senza applicare nessuna base. Anche questo colore è bellissimo, nulla da dire. Forse questo reagisce un po' meglio rispetto al viola. Adesso riprendo un altro po' di Private Jet e lo metto sempre nell'angolo esterno. E vado a sfumare. Ok, ha la stessa reazione più o meno dell'altro, perché come potete vedere anche qui al centro si è tolto un po' di colore. Quindi forse io preferirei utilizzarli, sì, ma utilizzando anche degli ombretti in polvere, non da soli, assolutamente. Vado ovviamente a fare la stessa cosa nella rima inferiore.
vado a creare sempre un punto luce con il colore metallico. Ok, vorrei farvi vedere una cosa. Questo colore l'ho utilizzato appunto adesso e ho il pennellino completamente sfatto. Cioè, se potete vedere, questi adesso dovrò andarli solamente a tagliare. Allora, io confermo ciò che ho detto, nel senso che preferisco applicare questi ombretti non da soli, ma magari abbinati a degli ombretti in polvere, perché inevitabilmente vanno a fare macchia. Anche se li sfumate velocemente, poi rimangono degli spazi vuoti, quindi dovete andare a creare appunto delle coperture per quegli spazi e nel frattempo vi ha fatto la macchia. Quindi non mi piacciono tantissimo usati da soli. I colori sono straordinari, cioè vanno, possono essere utilizzati come base, come liner, come vi ho già detto, quindi sono multifunzionali e per questo diciamo che sono accettabili, però proprio che non facciano macchie e che non facciano grinza non è assolutamente vero. Cioè, nel senso, velocissimi quanto si voglia, ma comunque sono degli ombretti in crema e poi si seccano tantissimo. Comunque adesso vado a procedere con gli swatches di tutte e cinque le colorazioni in modo da farvi vedere. Ok, nel frattempo che ho fatto gli swatches sono andata ad applicare anche un rossetto sulle labbra per dare un po' più di colore ed ho applicato Confession della L'Oreal. Quindi procederei adesso col farvi vedere le colorazioni. Eccole qua. Ovviamente sono gli ombretti abbinati tra di loro, il colore matte e poi il colore metallico. Allora, il primo colore che andiamo a trovare sopra è Faux Fur, che è questa colorazione beige molto chiara che va utilizzata come base e quindi è ottima anche per fare la cut crease. Poi il colore metallico invece è Bamboo Ops. La seconda colorazione, che sarebbe quella che abbiamo applicato anche sull'occhio sinistro, è Private Jet, mentre quella là metallica è Shimmering Sunset. La terza colorazione invece è Bubble Butt, colore metallico Pink Champagne. La quarta colorazione invece che abbiamo applicato sull'occhio destro è Silk Bomber, mentre il colore metallico è Bubble Gum. Quinta ed ultima colorazione, che comunque è una colorazione color corallo, non è assolutamente un rosso, è Hot Suze e dall'altra parte troviamo Cherry Soda. Quindi queste sono le 5 colorazioni. Allora, io ho fatto questi swatches, ma in realtà quando mi sono arrivati ho già fatto un paio di swatch sulla mano e li ho lasciati un po' asciugare, sono molto molto secchi, vi ripeto appunto, e passandoci la mano sopra venivano via a pezzi, quindi io ho pensato magari è perché sulla mano, muovendola, avendo queste lineette appunto, tende ad infiltrarsi in queste linee e magari si spacca il colore. Però io non so, sugli occhi io sto rivedendo lo stesso effetto, cioè mancano proprio dei pezzi, non è vero che non si aggrinzisce, anzi si aggrinzisce, fa macchia e quindi a me non piacciono particolarmente, vi dico la verità, cioè le colorazioni sono stupende, do un 10 lode per le colorazioni, ma per quanto riguarda la sfumabilità, cioè io credo di non aver sbagliato nulla nell'applicazione e penso che sia molto molto difficile da gestire, ma anche se voi riuscite a gestirlo bene comunque vi causerà queste problematiche, quindi io personalmente non uscirei mai in questo modo, vi dico la verità. Ora facciamo, visto che le colorazioni si sono asciugate, facciamo una sorta di prova e vediamo. Ovviamente sull'occhio non è che noi andiamo a sfregare, magari nel momento in cui sfumiamo con il pennello cerchiamo di sfumarlo velocemente, se no ripassando con il pennello poi portiamo via dei pezzi. Quindi adesso vado a passare la mano appunto sui colori e vediamo cosa succede.
i colori inevitabilmente si spaccano e si aggrinziscono. Io spero che voi riusciate a vedere. Sono molto molto secchi e quindi causa questa cosa. Anche i colori metallici fanno la stessa cosa. Quindi valutate voi bene se acquistarli, magari quale colore vi piace di più, e quindi acquistarli magari non tutti e cinque, perché ritengo che i colori poi scuri siano ancora peggiori di quelli là più chiari. E niente, che dire, allora direi che anche questo video è concluso. Io come sempre spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo presto con un prossimo video, io vi mando un bacio, ciao! Allora, è passata all'incirca un'ora dall'applicazione degli ombretti e in pratica vi volevo far vedere il risultato. Qui manca un bel pezzo e qui anche, quindi 12 ore non credo per nulla che resistino. Niente, ok, a presto, ciao ciao.